Buongiorno ragazzi, allora sto registrando nuovamente questo video perché l'altro non so perché, non so come ho fatto, ma l'ho cancellato. E quindi niente, vi rifaccio vedere le cose che ho preso da Royal Stone, ma soprattutto il bonus che ho acquistato, tra virgolette, perché era gratuito. Allora, diciamo che, non so se lo sapete, quindi ve lo dico, ogni volta che fate un acquisto su Royal Stone praticamente accumulate dei punti e con questi punti poi potete scegliere qualcosa in omaggio. Io avevo circa un'ottantina di punti e diciamo che dai 60 agli 80 punti ci sono solo tazze, praticamente il regalo. Ci sono anche cose molto belle tipo cofanetti così, ma praticamente non sono mai disponibili. E quindi io appena ho visto una tazza che mi piaceva ho subito approfittato, perché secondo me hanno poche disponibilità delle cose che mettono fuori. E quindi appena l'ho vista ho detto no, devo prenderla. E ho preso questa, è meravigliosa, io mi sono innamorata di questa tazza e vi dico subito che ovviamente non l'ho pagata, ma ho dovuto pagare le spese di spedizione e ho scelto quelle a 7 euro. Per diciamo ammortizzarle ho comprato anche alcune cosine. Allora, la tazza, come vi ho detto, è questa, è bellissima, con scritto Friendship. Isn't a big thing, it's a million little thing. Vabbè, bellissima. Praticamente l'amicizia non è una cosa grande, ma un milione di piccole cose. Questa è la scatola, è una scatola in cartone. Ci sono anche tazze con la scatola di latta, però avevano altre fantasie che non mi piacevano. E guardate la tazza, eccola qua. Bellissima, con la pecorella e i fiorellini. Eccola qua, ovviamente sempre con la scritta, bellissima, cioè sono troppo contenta. Ecco, nel frattempo mi continuano ad arrivare messaggi, vabbè, facciamo finta di niente. E niente, adesso vi faccio vedere le poche cose che ho acquistato che avevo già per metà sistemato, appunto per il fatto che avevo già registrato il video, però faremo finta di niente. Allora, ho acquistato questo filo un po' particolare. Se me lo mettesse a fuoco magari, che praticamente dentro ha un tubo di plastica. Mi piaceva tanto questa fantasia un po' etnica e spero di riuscirci a fare qualcosa di carino. Poi di perline, e le ho già sistemate nei loro contenitori, ho acquistato queste Delica blu. Aspettate, ve li apro se non faccio dei macelli, ecco. Questa è Delica blu, poi questa è color grigio un po' cangiante, eccole qua, poi questa è color oro aranciato, diciamo, sì, un oro aranciato, poi questa è color rosso bordeaux, diciamo quel bordeaux che va ora di moda. E poi queste che mi piacciono un sacco, e sto staccando il coso, e sono un grigio opaco, eccole qua. Poi ho acquistato della minuteria e delle basi orecchino così, con la conchiglietta e chiuse dietro, e le ho acquistate anche color oro, ma senza la scusate, senza la conchiglietta, perché non c'erano. Poi quest'altre basi in versione, diciamo, monachella semplice ma cicciotte, tipo con la gocciolina davanti, eccole qua. Poi queste altre basi con il brillantino, simili a quelle che vi ho fatto vedere poco fa, ma con il brillantino in cima, eccole qua. Poi, allora, di basi mi pare di non aver acquistato altro. Ho acquistato queste chiusure per le catene con gli strass, eccole qua. Poi di nuovo 4 nappine gialle, visto che le ho usate per gli ultimi orecchini che ho fatto, allora le ho riacquistate.
Poi ho acquistato questi contenitori per le perline, ma sono cicciottissimi. In realtà io la volta prima avevo acquistato queste e erano un po' misurate. A volte le bustine di Delica non ci stavano dentro tutte. Ho detto prendo la misura più grande, ma in realtà sono giganti. Cioè non è che è una via di mezzo tra questa. Cioè, insomma, sono proprio giganti. Vabbè, però qualcosa da metterci dentro lo troverò sicuramente. Poi ho acquistato questo nastrino particolare, molto carino, e poi questi due fili di Soutache che sono nuovi, li hanno messi ora nuovi sul sito e dovrebbero essere più consistenti, più cicciotti rispetto a quelli che già prima c'erano e sono della, diciamo, la categoria dei metallizzati. Ho acquistato queste due colorazioni. A vederli sono molto belli, ora insomma dovrò provarli e vedere insomma che risultato daranno. Allora, loro mi hanno omaggiato della solita bustina che omaggiano sempre, poi mi hanno regalato, vabbè, questi due componenti in legno, queste due coppette giganti ma bellissime, e questa bustina con degli charm misti. C'è un fiocchetto, questo componente rotondo, questo altro ciondolo con l'albero, tipo albero della vita, qualcosa del genere. E poi ci sono due coppettine piccoline di questa dimensione. Ok, diciamo che vi ho fatto questo video soprattutto per farvi vedere il bonus che ho scelto, che mi piace da morire. E niente, vi saluto e a presto, ciao!